Bentornati sul mio canale, ragazzi. Zoo Pappagalli. Questa è la risposta definitiva di tutti coloro che mi hanno chiesto: ma perché tieni gli uccellini in gabbia? Perché tenere i canarini in gabbie così piccoli? Ma io so benissimo che non vanno tenuti in questo piccolino. Ma all'inizio io non avevo nessuna gabbia e possedevo già i canarini. Perciò ero costretto a metterli su queste gabbie qui piccoli. E nei miei precedenti video avevo iniziato un progetto voliera, di cui avevo già caricato due video. Adesso la voliera è terminata, manca solo l'arredamento interno. Per adesso ho portato alcuni esemplari qui. Vedete come la coppia dei parrocchetti. Cacariti sono qui intanto, il davantino di Gold, l'acquaglia, i canarini, e qui abbiamo gli inseparabili e sotto una cocorita. Per adesso li ho messo qui, perché la voliera, come vedete, il tetto è tutto finito sigillato. Io sono all'interno adesso, fuori c'è un vento terribile, se guardate le piante stanno svolazzando, ma qui dentro io non sento niente, perché vedete, questo vetro qui è blindato, è riciclato, il cambio d'aria, quindi si sta benissimo qui. Da Dio, il tetto sopra ho fatto una gettata di poliuretano per sigillarlo bene contro le atmosfere. Ecco, una volta andato dentro e messo la divisoria, eliminerò completamente le gabbie, così i pappagalli saranno liberi. E qui sul fondo non lascerò il chiamento, ma farò, ci butterò della terra, un po' di truccioli, per farlo sembrare il più naturale possibile, il loro habitat il più naturale possibile. Ecco, questo è la voliera, la porta, eccolo qui. Tutto è qui. E fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa voliera. Niente, questo è tutto. Ci vediamo per un altro video. Ciao, alla prossima. E non dimenticare di iscrivervi al canale per non perdere i nuovi video e gli aggiornamenti. Ciao, alla prossima.